Ehi, zaffete, eccoci qui anche stamane. Sto perseverando, parola più che azzeccata, nel leggere il libro di Cruscotto da Gazzoldo. C'è un punto dove descrive il suo paesello e annovera tra le produzioni locali anche la mozzarella di bufalo, ottenuta attraverso una lavorazione particolare che porta il nome di milking. E poi aggiunge: noi qui a Gazzoldo facciamo tutto in casa, come una volta. Pensate che, addirittura, i cinesi ci fanno fare le cose a noi. E poi mettono il marchio Made in China. Stamane non vi leggerò nessuna lettera. Stamane, da questa emittente dell'East Los Angeles, voglio tentare un esperimento. Sì, l'ho visto fare in un film. Accidenti, so già che vi state preoccupando. Ma state tranquilli. Non c'è nulla di che spaventarsi, ve lo assicuro. Ok, ormai è qualche anno che mi sentite alla radio ogni mattina. Credo abbiate imparato ad apprezzare anche quel mascalzone di Jeffrey e il nostro tecnico di messa in onda. E forse a lui vi siete pure affezionati. In fin dei conti, a parte qualche scherzetto che mi fa ogni tanto... Ipa, Andre, Andre, arriva, 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 Ipa, Ipa, Ipa! E a parte quel dannato cellulare che lo distrae ogni secondo, è un bravo ragazzo. Iniziamo? Ora, chiunque sia in auto e può fermarsi senza creare scompiglio. Potreste scendere dall'auto e mettervi in piedi con lo sguardo verso est, in direzione del sole? Ok. Chiunque sia dentro un caffè e ci sta ascoltando dalla radio del locale, potrebbe per favore alzarsi in piedi? Ottimo. Ora, anche quelli che sono già seduti alla scrivania dell'ufficio o di una reception, vorrebbero anch'essi alzarsi per favore? E poi quelli che stanno facendo colazione a casa, potrebbero alzarsi? E poi tutti quelli che ci ascoltano ogni mattina da sempre, vi unireste a noi? E ancora tutti quelli che hanno trovato interessante ascoltare le vostre storie raccontate alla radio, vorrebbero anch'essi alzarsi? Bene, molto bene. Ora guardatevi intorno. Forse riuscirete a vedere più persone che hanno fatto quello che avete fatto voi. Se ce la fate, stringetevi la mano l'un l'altro. Perché questo è il potere che anche una sola persona può esercitare. Unire gli altri in un gesto di pace.